Salve a tutti amici, oggi voglio fare con voi questo piccolo lavoro di pulizia del mio orto, quindi tirare via il telo, tirare via la manichetta gocciolante, insomma sistemare un po' l'orto. Quindi io adesso non parlerò molto, magari dopo metterò un po' di musica, vedremo nel montaggio di questo video e vado avanti col lavoro. Facciamo questo lavoro un po' per volta perché bisogna fare pian pianino bisogna fare questo lavoro. Eccoci qua. Bisogna andare a fare questo lavoro un po' per volta. Allora tiro sui ferri i fili che si sono tolti, che poi dovrò togliere tutto comunque perché l'anno prossimo farò una struttura diversa. Però per intanto, dato che sta iniziando così mi sentite meglio, dato che sta iniziando a gelare in questo tempo, io voglio salvare la manichetta gocciolante, che comunque sono manichette gocciolante che io utilizzo di solito 2-3 anni, le utilizzo sempre, le riutilizzo, poi magari si rompono oppure magari si danneggiano i gocciolatori e le butto via, però intanto è così. Allora, una cosa importante che ci tengo a dire sono questi ferri qui che abbiamo, ferretti, ferri, li vedo accendo, vanno tutti recuperati e smaltiti nelle apposite, diciamo, nelle apposite, come si possono chiamare, negli appositi, diciamo, indifferenziata, gli accendi si possono buttare nella plastica, e i metalli, o si possono, anche queste cose qua si possono anche recuperare. Adesso sentite le mie galline che si lamentano perché sto registrando questo video e dopo gli do la verdura, perché loro, le mie galline, adesso faccio una chiacchierata anche con voi, le mie galline sono abituate a mangiare verdura la mattina e la granaglia verso il pomeriggio, quindi verdure intendo sempre verdure, io intendo sempre scarti che quindi possono essere berze, possono essere broccoli in questa stagione, può essere magari qualche, non so, loro gradiscono molto verze, broccoli, cavolfiori, può essere qualche radicchio magari che sta andando marcio, le galline, ecco così. Io ho recuperato la manichetta, adesso non faccio altro che allontanarla, poi la manichetta io vediamo quello su di sta qua. Io la manichetta poi la faccio su e la arrotolo su un rotolatore per cane da giardino. Facciamo la stessa cosa con questa, la tiriamo via. Utilizzo un rotolatore di canne da giardino per arrotolarla, diciamo, perché mi risulta meglio e poi in primavera ce l'ho già belle pronte e posso riutilizzarle per rimetterle sull'orto. Tiriamo via anche questa. No, si speriamo che non si fate niente. Eccoci qua. Andiamo a metterli qua. Ecco qua. Comunque sono tutte manichette lunghe 7 metri.
Eccoci qua amici, questo è il lavoro più o meno quasi ultimato. Adesso il telo non mi resta altro che portarlo fuori, portarlo via, portarlo, diciamo, non posso, dove può rimanere qui fino a stasera ad asciugarsi, e poi lo arrotolo, lo faccio un rotolo, lo piego, insomma lo metto, lo conservo per l'anno prossimo. Poi non mi resta altro che prendermi un rastrellino, un rastrello, rastrellare queste porcherie qui e portarle via, ecco. Io adesso il telo lo lascio qui perché ho la telecamera in mezzo, quindi non riesco a portarlo fuori, però mi prendo un rastrello. Eccomi qua, ho preso di nuovo il rastrello, quindi non mi resta altro che fare di nuovo, diciamo, il nostro cumulo, il nostro mucchio. Allora, facendo il mucchio voglio parlare anche di una cosa importante. Voglio parlarvi di una cosa importante secondo me. Perché la gente dice sempre, i grandi big dei canali dicono, le piante di pomodoro o queste cose qui possono contenere malattie, dobbiamo portarle lontane dal composto, bruciarle, o ancora meglio, diciamo, se si ha la possibilità di avere un bosco, buttarle nel bosco che si decompongono da sole. Io vi dico la verità, non è così. Io ho sempre messo gli scarti di pomodori, sempre messo nel composto e via dicendo, non ho mai avuto problemi di propagazione di malattie, ho sempre avuto il composto bello, sano, e anzi, io queste cose qui, dei pomodori, li faccio un mucchio qui sull'orto, li lascio qui mezzo mese più o meno che prendono la pioggia, prendono questo e quell'altro e si iniziano a decomporse, poi le porto nel composto e le lascio lì, quindi vado avanti a rastrellare. Eccoci qua, ho praticamente fatto questo lavoro e il mio orto è pronto per dopo fare la concimazione invernale. Di qua devo aspettare un attimo di raccogliere gli ultimi peperoncini e dopo andrò a fare lo stesso lavoro, tirerò via la manichetta, tirerò via il telo e toglierò tutte quante le radici delle nostre melanzane che sono rimaste. Questa cosa qui adesso la batto un po' così, vedete? Raggruppo tutto, la batto un po', poi raccolgo tutta questa roba qui, la metto nel composto, se ho spazio nel compost, se no la metto in parte nell'orto, farla decomporre, poi dopodiché tiro via il telo e gli do una bella spolverata di cenere intanto. Gli do una spolverata di cenere così intanto il terreno che è stressato dai pomodori si riprende i suoi minerali che gli servono, che il pomodoro porta via il calcio nel terreno, la cenere, poca cenere apporta il calcio in cenere. Qua metterò circa, qui metterò circa un chilo di cenere, metterò circa mezzo chilo di cenere qua sparsa per terra e la lascerò qua con l'umidità si pianti nel terreno e niente. Dopodiché cosa andrò a fare qui? Niente, perché adesso non pianto niente, non ripianto i pomodori. Qui andrò a semplicemente a portare del letame. Quando porterò il letame farò i cumuli, poi vi parlerò anche della concimazione invernale, come è meglio farla e via dicendo, come la faccio io, insomma, i piccoli consigli che ho io, ecco. Quindi adesso tiro via qua, pulisco il telo e niente. Spero che questo piccolo video insieme, che abbiamo fatto questo piccolo lavoro,
Abbiamo fatto questa pulizia, avete visto anche il telo mio com'è, che è un buon telo robusto che resiste tanto. Questo lo trovo ormai da 3 anni e mezzo, questo telo qui, e non posso dirvi altro che mi sono trovato veramente bene. Non rilascia niente nel terreno di pezzi di plastica che si decompongono, niente di niente. Io adesso devo semplicemente andare a tirare su qualche radice dei pomodori se vedo qualcosa, tirare via 4 infestanti e basta, abbiamo finito così, ecco. Per questo video è tutto, spero che vi sia stato utile oppure che vi abbia fatto vedere come faccio io sul mio piccolo orto, quanto è semplice fare la manutenzione anche su un orto tradizionale. Per questo video è tutto, noi ci vediamo alla prossima. Iscrivetevi, mettete un mi piace o un non mi piace, fate come volete, insomma. Seguitemi sul gruppo Telegram Orto Paolo Fiat YouTube. E niente, per questo video è tutto, ciao a tutti amici, alla prossima da Paolo Fiat.